Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Visto il successo dei profumi della carrellata dei miei profumi personali autunnali, volevo fare il video dei profumi invece che uso di solitamente in inverno. Quest'anno ho già iniziato, ovviamente grazie alle temperature e quindi volevo un attimino parlarne con voi di questi. Allora, il primo che sicuramente tiro fuori quando inizia non arrivare ai primi freddi è questa. Per me è proprio un classicone ed è di Reminiscence ed è l'Ambra. È comunque la mia Ambra preferita, nonostante, come ho già detto nel video a cui ho dedicato questo appunto questo profumo, che veramente per me è un'Ambra davvero basilare, non è neanche troppo particolare, originale, però ha tutti gli elementi che a me piacciono. È talcata, è leggermente dolce, è molto, è femminile, anche se in realtà è anche unisex, però è una fragranza che veramente mi fa stare bene con me stessa. Questo ho avuto già una full size, adesso ho solo più un trial, infatti dovrò provvedere. Geranio, chiodi di garofalo, patchouli, sandalo, legno di guaiaco, cedro della Virginia, ambra grigia, benzoino, labdano francese, vaniglia e muschio. Allora, un profumo definisco come lo sento io, come secondo le mie impressioni, possibilità, eccetera, eccetera. Per me è talcato, è ambrato ovviamente, è un pochino saponoso, ma non troppo, ed è speziato il giusto, lo adoro. Mi fa stare proprio bene, secondo me è un profumo che va benissimo anche in ufficio, nonostante sia caldo, accogliente e veramente molto molto bon ton, informale. Però ha sempre quel tocco di hippie che caratterizza proprio questo tipo di profumo nati che si usavano in quegli anni. Passiamo all'altro profumo che tiro fuori quando ci si addentra in novembre, fine novembre, dicembre. È un profumo che ho comprato solo da un paio d'anni e uso solo in determinati periodi. Non lo uso neanche tanto perché non l'avevo capito moltissimo fino a quando l'ho ritirato fuori quest'anno. È un profumo iconico ed è Shalimar. Questo è l'initial con Eau de Parfum. Questo l'ho scelto da Cesenatico da Giorgia. È una profumeria che vado sempre quando vado al mare. È del 2011. Allora, vediamo un po' il naso della fragranza, l'ho appena letto, Thierry Wasser. Allora, questo profumo perché mi piace? Allora, perché è leggermente talcato, ha questa apertura agrumata tipica di Shalimar, però diventa molto soffice, talcato, diventa anche questo molto molto bon ton da usare in ufficio, però nonostante sia bon ton, non sia un profumo invasivo, è molto persistente, molto presente con voi tutto il giorno, dura veramente tante ore. Ci sono persone che non lo sentono, io sinceramente lo sento per ore. Sulla pelle mi accompagna tutto il giorno a lavoro, tutto il giorno, proprio fatto caso, l'ultima volta che l'ho messo dura benissimo, ma molte molte ore. Non è un profumo però, come ho detto, da scia. Note bergamotto, arancia, note verdi che si sentono in apertura, iris nel cuore, patchouli, vetiver rosa e gelsomino. Questo iris rende questa composizione molto molto talcata, senza essere asfissiante, perché anche un pochino di freschezza del fiore dell'iris. Nel fondo troviamo vaniglia, caramello, fava tonka e muschio. Dunque, non lo, il fondo sembrerebbe molto gourmand, in realtà non lo è. Il caramello io non lo sento quasi per niente, però sento un fondo dolce, sento un fondo rotondo, sento di più la fava tonka, la vaniglia, vabbè, la vaniglia comunque, come sapete, la Guerlain dell'accordo famoso di Guerlain, dove c'è questa famosa vaniglia, e è strepitoso, un profumo veramente classico. Se volete un profumo classico che non stufa mai, sempre con un'eleganza incredibile, Shalimar. Se dovete regalare Shalimar, secondo me, a chi piacciono i profumi dolci, talcati, ma comunque con un allure speziato, perché
verde, perché comunque ha queste note che lo rendono proprio molto molto un classicone. Io a momenti ci sento anche gli Aldeidi, ma è una mia fissazione. Comunque un profumo molto molto bello per chi ama il genere classico Shalimar. Io l'ho scoperto tardi. Andiamo al prossimo profumo, che anche questo lo posseggo da poco, la riformulazione Lulu di Cacharel. È un profumo per me del cuore, usato da mia mamma da giovane, era stato un regalo della sua migliore amica che poi è scomparsa in giovane età, quindi io per anni ho collegato questo profumo. Io lo guardavo sul davanzale di mia mamma, aveva una camera anni tipo, era di legno, ma era un po' quelle anni 70. C'erano delle rientranze dove lei teneva i profumi, aveva qualche profumo, e Lulu è uno di quei profumi che guardavo sempre perché era il più colorato, quindi mi attirava tantissimo, ma nello stesso tempo, pur essendo bambina ragazzina, mi ricordava quella persona, mi ricordava Daria, e quindi io per tanti anni l'ho sempre visto nelle profumerie. Non ho mai trovato il tester, non l'ho mai preso perché mi faceva un po' timore, però adesso ho un paio d'anni l'ho trovato con un tester all'estero e l'ho ricomprato. Indubbiamente questo nuovo Lulu non è la bombazza degli anni 80, ma è un profumo che si difende ancora oggi molto bene, è molto intenso, non è opulento come l'originale. Io ho un fondino, ma anche mia mamma ha un fondino a casa di Lulu degli anni originale. Si sentono molto più le note menzionate anche adesso in piramide. Adesso si sentono un po' meno, secondo me prevalgono alcune due o tre note, le altre si sentono molto meno, ma resta comunque un bellissimo profumo. Apertura, prugna, legno di cannella, iris, violetta, anice, giglio, gelsomino, mimosa, cassia, cuore, ylang ylang, eutrope, rizoma di iris, fiore d'arancia, tiare di Tahiti, incenso, vaniglia, benzoino, sandalo, muschio. Cosa dire? Un fioritone all'incenso, caldo, un fiorito caldo, invernale, fumoso, è veramente bello. Se vi piacciono i profumi fioriti ma caldi e con questo tocco fumoso, dovete assolutamente comprare questa chicca perché si trova a bassissimo prezzo e comunque secondo me dà ancora del filo da torcere anche alla nicchia. Lo trovo anche un pochino nostalgico, non so se è perché è legato a questo fatto della mia vita, però lo trovo molto molto bello anche per questo lato, molto struggente, perché ha delle note malinconiche secondo me al suo interno, non so, ma forse è una cosa mia personale. Andiamo avanti con il prossimo profumo. Io l'ho comprato già da alcuni anni. Lo metto meno perché mi ero subito innamorata, ma adesso dico la verità, non riesco tantissimo ad usarlo spesso. Io ho ancora la boccetta, quella famosa, il Faraway di Avon. Questo qua è una bombazzona, cosa che non è più quello attuale. Vanigliato, talcato, dolce, floreale bianco, legnoso, cocco, floreale giallo, ambra, lattonico. Allora, profumo del 94, pensavo fosse ancora più vecchio. Le note: cocco, ylang ylang, pesca, caro, carunde, arancia, gelsomino, gardenia, violetta, fresia, osmanto, rosa, vaniglia, sandalo, ambra e muschio nel fondo. Profumo super opulento da pelliccia, questo qua proprio da signora, da signorona con super mega sciarpa di lana, però con una certa classe, quelle che mettono tanti anelli un po' come me, quelle molto truccate. A me viene in mente subito una persona di questo genere. Ogni tanto mi piace giocare anche con questi profumi. Io lo trovo un fiorito caldo, lo trovo anche molto animalico. Lo trovo intenso, però a volte troppo intenso per i miei gusti. Ed è un profumo che questa formulazione, questa boccetta, se la trovate prendetela perché questo è un profumo tatuaggio. Il cocco lo sento poco, ci sento la pesca, la violetta la sento, ma è molto molto camuffata da questo profumo animale che io sento, che non so cosa sia. La rosa si sente poco. Secondo me è un profumo perché piacciono proprio i profumi super 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 corposi. Però se trovate questa boccetta qua è quella giusta. Non so come sia quello attuale, ho visto gente che era molto 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 delusa dall'attuale formulazione, fra cui Johnny, avevo detto che gli trovavo un
un vintage, ma non sono riuscita a trovarlo, nonostante io sia socia Avon, ho chiesto a tutte le mie amiche, ma non sono mai riuscita a trovarlo. Altro profumo di cui vi parlo, che ho scoperto da pochi anni, nonostante sia presente da più anni sul mercato, è il patchouli di Erbolario. Questo qui l'ho scoperto grazie a una crema che metteva una mia collega dopo la doccia, al rientro dalla pausa pranzo, che era già fine estate praticamente. Me ne sono innamorata così, sentendolo, è del 2009, patchouli in apertura. Infatti inizia molto molto aggressivo e paccioloso. Poi abbiamo rosa, iris, pesca, mughetto, ylang ylang, peonia, timo, giglio, lavanda, palmarosa, arancia amara, gelsomino, vaniglia, musco bianco e torrone. Allora, cosa sento io? Io sento il patchouli. Sento il patchouli, sento delle note legnose. Sento un pochino questi fiori bianchi annegati dentro questo patchouli. Lo sento un patchouli fiorito, ma fiorito con fiori classici, quali la rosa, il mughetto. Però il patchouli secondo me è predominante, ovviamente, perché sennò non si chiamerebbe così. E sul fondo, dopo un po' di tempo, sulla pelle si fonde, diventa molto morbido, rotondo, sensuale, femminile. È un patchouli che secondo me non è molto apprezzato. Io il consiglio che do a chi mi sta guardando è provate a spruzzarlo sulla pelle e aspettate un bel po' e vedrete che probabilmente a qualcuno stupirà. Vi deve piacere il patchouli, magari non siete per il patchouli aggressivo, ma questo potrebbe riservare delle belle sorprese. Vado avanti col prossimo profumo. Questo è un profumo che ho avuto tramite uno scambio, i primi scambi che facevo su Fragrantica, parlo di 5-6 anni fa, ed è il True for Dare di Madonna, la versione naked, che rispetto al normale True for Dare classico è molto più, è un'altra cosa. Cioè il True for Dare classico io l'ho ceduto perché non lo usavo tanto, non mi piaceva la tuberosa, come sapete ho fatto indigestione. Ma questo me ne sono veramente innamorata e faccio fatica a trovare qualcosa che gli somigli. Anzi, se sapete qualcosa che gli somiglia, io accetto consigli. È un profumo del 2012. Vabbè, di Madonna, l'ho già detto, che è di Madonna. Fiore di pesco, caprifoglio e neroli. In apertura. Nel cuore, cacao, orchidea, vaniglia, mughetto. Nel fondo, benzoino, sandalo australiano, legno di agarwood, cedro del Texas. Allora, per me questo è meraviglioso quanto è meraviglioso quello di Lo Cerber Habana Tobacco. Questo io lo amo quanto quello, nel senso che è un profumo con un piccolo prezzo, adesso introvabile, che però mi dà tantissime soddisfazioni. Io sento molto i fiori bianchi e subito dopo sento questo cacao, questa vaniglia nel cuore che lo rendono veramente caldo, fiorito, accogliente, vellutato, ovattato. È molto molto bello. Io sento anche qualcosa, credo sia il benzoino, che sembra quasi una cosa liquorosa, molto alcolica, ma molto 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 bello. Questo se lo trovate non fatevelo scappare se amate i profumi copertina, i profumi quelli che scaldano senza essere troppo aggressivi. I profumi è persistente, dura diverse ore e veramente è un profumo degno della nicchia come composizione. A me piace veramente tantissimo, quindi se lo trovate, se siete curiosi, provatelo perché è molto molto interessante, originale. Non ricordo nulla che somiglia a lui, quindi lo consiglio, se lo trovate consiglio di appunto di sentirlo assolutamente. Addirittura fare un blind buy se lo trovate a poco prezzo, se vi piacciono i dolci un po' alcolici, così consiglio veramente di prenderlo. Un altro profumo che salta fuori quando è inverno nel mio utilizzo è il cacao di Blanchard. Anche questo qua è una vera bomba, dura delle ore, non piace a tutti perché è molto terroso, molto paciuloso. Allora, profumo del 2016 testa geranio, arancia amara, bergamotto. Quindi c'è questa apertura veramente agrumata, bella, importante, ma anche dolce come apertura. Andiamo nel cuore, troviamo patchouli, legno di cedro, mandorla e gelsomino. Si arrotonda tantissimo nel cuore. Sul fondo,
fava di cacao, vaniglia bourbon e muschio bianco, quindi un profumo che nasce, che parte molto patchouli, molto patchouloso e agrumato, un'arancia piuttosto dolce, dopodiché nel cuore subito dopo esce fuori proprio questo parte tondeggiante, questo fiorito ipnotico del gelsomino, che però viene subito sovrastato dalla mandorla. È un profumo molto mandorlato, ma è un mandorlato quasi bruciato, non è una mandorla nuda e cruda, è una mandorla piuttosto un po' scaldata in una padella che prende un po' una sfumatura quasi bruciacchiata, e poi nel cuore viene fuori questo cacao che vi accompagna tutto il tempo. Quindi voi avete questo patchouli straordinario con questo cacao proprio quasi amaro, ma molto molto bello, profondo, anche maschile come profumo, e questo veramente dura delle ore. Sui maglioni è fantastico, col freddo fa un contrasto allucinante, se voi ve lo spruzzate sul cappotto, io spesso spruzzo su pelle, ma a volte anche dopo sul cappotto, e quando voi andate in giro che fa freddo, magari siete a passeggio in centro con il vostro bel cappottino di lana e avete questo profumo, sentite proprio intorno a voi questa nuvola di patchouli e cacao che non vi lascia per delle ore. È veramente un profumo molto molto bello, bastano pochissimi spruzzi e andate avanti delle ore. Non so se si trova ancora questa formulazione, però comunque consiglio anche questo se vi piacciono i profumi dolci, ma con molto patchouli e con il cacao. Questo è uno, secondo me, dei più buoni mai esistiti, che io ho mai annusato e ho mai posseduto, ma non è che ho posseduto tanti profumi al cacao. Poi vi parlo di una perla che è ormai un vecchio regalo di Natale. Eccolo qua. Boccetta, secondo me, meravigliosa. Secondo me Lolita hanno le boccette, sono una delle boccette più belle del mondo. Questo qua è Lolita Midnight Couture, guardate che fantastica questa boccettina, me ne spruzzo un pochino perché volevo indossare quest'oggi. Allora, buonissimo, è un Lolita da sera, immaginate un Lolita molto più oscuro del normale, già quello classico è veramente eccellente. Questo ha liquirizia, che si sente molto bene, iris nel cuore, mirra e gelsomino, nel fondo troviamo benzoino e vaniglia. Profumo piuttosto semplice del 2011 e secondo me la nota proprio predominante è la liquirizia insieme all'iris. Sono le due note più che saltano più agli occhi e al naso. E infatti questo iris è molto molto, un iris molto scuro, è un profumo molto notturno, molto da mezzanotte, perché è un profumo appunto fiorito ma molto molto cupo, dark, misterioso, nonostante abbia delle poche note, però sembra molto molto, sembra non complesso, però ha una, le note messe insieme danno vita ad un profumo molto molto originale, sempre sul genere Lolita, però un pochino appunto più da sera, più fatale, più ammagliante. La mirra ce la sento poco, benzoino e vaniglia sul fondo lo rendono sempre molto dolce, insomma un Lolita classicissimo, però molto più scuro, molto più denso, un iris proprio, una marmellata di iris. Molto molto densa, molto importante, sensuale. L'ultimo profumo di cui vi voglio parlare è un profumo che ho solo da questa estate, anzi no, ho sbagliato, ne ho ancora un altro da provare, da farvi, da parlarne. Se ne è parlato tanto qua sul tubo perché è un profumo che si reperisce a pochissimo prezzo. È un profumo, vediamo, non mi ricordo più gli anni, è del 2015, e questo qui lo trovate ovunque a poco prezzo, Want di D Square. Questa è la vaniglia invernale per me per eccellenza. Note di testa, zenzero, peperosa, mandarino. Note centrale, eliotropio, rosa di Damasco, neroli. Fondo, vaniglia del Madagascar, assoluta di vaniglia, note legnose. Questa è una vaniglia
per l'inverno, cioè io in estate e in primavera non la metterei mai, la metto anche poco in autunno, soprattutto nel primo autunno, ma fra l'autunno e l'inverno e l'inverno, questa vaniglia è una delle mie preferite, è anche quasi finita. Anche questo arriva da uno scambio, se no non l'avrei mai, 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 poi mai guardata su uno scaffale, ed è una vaniglia molto ricca, perché è ricca di fiori. In apertura abbiamo zenzero, pepe rosa, mandarino, eliotropa, ho già detto le note, eliotropa, rosa di damasco, rosa di damasco e neroli nel cuore, e nel fondo vaniglia del Madagascar, assoluta di vaniglia e note legnose. Io cosa ci sento qua? Una vaniglia con dello zenzero, una vaniglia pepata inizialmente, è molto brioso. Quindi una vaniglia molto molto che inizia pepata, con appunto zenzero, pepe rosa, mandarino, grumata, dolce, parte effervescente e poi diventa rotonda, dolce. È pazzesca, secondo me veramente minima spesa, massima resa. Nel cuore questo eliotropio che rende tutto talcato, diventa anche talcata questa vaniglia. La rosa si sente ed è una bella rosa fresca, giovane, che mescolata alla vaniglia rende questa fragranza molto molto, non dico adolescenziale, ma molto giovane e frizzante. Nel cuore abbiamo vaniglia, perché poi vi rimane vaniglia sulla pelle mescolata a questa rosa. Secondo me note legnose, sì, si sentono le note legnose, lo rendono molto molto complesso come profumo, nonostante sia un profumo economico e secondo me ha avuto poco successo per quello che è, ma provatelo a sentire anche questo e meraviglie. Se vi piace la vaniglia e la rosa, una rosa giovane, non troppo presente, ma comunque dà quel tocco di freschezza a questa fragranza che altrimenti sarebbe troppo troppo alimentare, anche se io non la trovo alimentare. Andiamo all'ultimo profumo, è un profumo che quello che vi dicevo prima, che ho scoperto da poco, non ho mai avuto, non ho mai posseduto, mai nessuno l'ha avuto nella mia famiglia, fra le mie amicizie. Io l'ho preso quest'estate da Giorgia, perché in realtà era un prezzo sfavorevole, e ho pensato che qualcuno lo volesse poi avere, e ho detto io lo provo a prendere, poi vediamo. Questo è il Delicious di Cartier, questa è una cosa meravigliosa, io oggi lo metterò. È un profumo l'ho letto poco poco fa, vediamo un po', del 2006, quindi relativamente giovane, trovo che sia veramente buonissimo, originalissimo. E questo adesso, questo me lo metto, mi metto anche questo oggi. Allora, apertura, ciliegia, pepe rosa, bergamotto. Cuore, fresia, violetta, gelsomino, fondo, fava tonka, vaniglia, ambra e sandalo. Cosa vi devo dire di questo profumo? Me ne sono innamorata. L'ho messo veramente tanto. Trovo che mi spiace veramente che sia stato tolto. Non lo facciano più perché doveva rimanere un classicone. Un classico, la ciliegia sa proprio di un'amarena densa, anche un po' alcolica, sa di questi fiori. Questi fiori emergono, sono molto talcati, molto. È un profumo comunque con una denotazione vintage, perché fresia, violetta e gelsomino, secondo me, sono tre fiori molto usati in quegli anni, negli anni passati. Potrebbe sembrare ancora più vecchio, è del 2006, ma potrebbe anche sembrare un profumo, non dico anni 80, ma 90 sicuramente. La boccetta è splendida, dura delle ore. Il fondo è molto molto rotondo, stupendo, femminile, caloroso, ovattato, mette calore, è proprio una bellissima. È un fruttato invernale, perché vabbè, bergamotto si sente un pochino in apertura questo lato agrumato, ma subito fino alla fine la ciliegia è presente, ed è una ciliegia corposa, sexy, femminilissima. È un profumo talcato ma anche fiorito, e con questo frutto che veramente lo rende, secondo me, fragranza unica, irripetibile e ancora veramente dà del filo del torcere alla nicchia se lo trovate. Quindi io ho finito il mio video di profumi invernali. Questi sono quelli che più o meno metto in questo periodo, che ho messo l'anno scorso, gli anni passati, e quest'anno si è aggiunto questo, mi sembra solo. Quindi aspetto i vostri commenti e ci vediamo presto con un altro video.
Un bacione, ciao!